È da un po' che non compaio su questi canali e quindi mi sento di dire con grandissima felicità: Giovani Fans, buongiorno! È passato esattamente un anno dal mio brevetto di parapendio ed ho deciso di raccontare in questo video tutto il dietro le quinte dell'apprendimento del mondo del volo. Tutte le paure, le sensazioni e le emozioni che si provano per poter stare nel cielo e a fare Yuhu! Ciao fans! Questo video è bellissimo per tutti quelli che vogliono affacciarsi al mondo del parapendio e scoprire qualcosa di nuovo, per tutti quelli che sanno già volare e vogliono rimembrare attraverso le mie gesta eroiche i tempi in cui anche loro si schiantavano una domenica sì e l'altra pure contro gli alberi, ma è bellissimo soprattutto per tutti quei gufetti appollaiati che si fanno grosse risate sulle mie cadute, perché se guardate il video fino alla fine vedrete tutte le cadute, tutti i miei incidenti che racconterò nella maniera più tragicomica possibile, in modo che possiate comodamente prendermi per il culo. Giugno del 2023. Un piccolo esemplare di Matteo, con la sua bella sacca in spalla, torna a casa da Feltre, tutto contento perché ha appena passato l'esame di parapendio. Diventerò un piccolo uccellino. È convinto che questo sia sufficiente a renderlo un grandissimo pilota e che ora sia dominatore dei cieli. Sono un'aquila reale! Se vi interessa sapere come si prende il brevetto di parapendio, sul mio canale c'è già la playlist dedicata, vi lascio qua sopra il link, ci cliccate, vedete tutti i video, vedete come funziona, eccetera, eccetera. Ora, il mondo del volo è una cosa davvero enorme. Stare in cielo è molto facile, saper volare no. Ma questo il vecchio me non lo sapeva ancora, era lì nella sua fase di onnipotenza, tutto convinto, gasato a bestia, a Eolo gli pisce in bocca, mi sentivo Gesù Cristo e non ci pensavo a certe cose. Infatti, tutto bello contento, vado a Gran Canaria a trovare un mio amico, bello gasato come una bestia, ma vai, mi porto la vela, volo davanti a tutti, atterro dalle bambine in spiaggia, yuhu! Che poi, incredibilmente, era anche partito tutto alla grande, arrivo lì, contatto un local, tale Armando Parapente, e via. Adesso con l'esperienza di un volatore locale, fluttuo nell'aria come un colibrì. Ero una bestia, troppo forte, talmente forte che dopo 2 giorni di esperienza decido di tornare da solo senza l'ausilio di Armando e... Ragazzi, ho fatto il casino. Sono massacrato dall'esistenza in questo momento. Quelli sono cactus. Ma sì, ma Polledge, ma è stato un piccolo schiantino, ma cosa vuoi che sia? Non è che adesso non sono più capace di volare per un piccolo errore. Torno a casa, ancora bello convinto, e mi trasferisco a Pinzolo, il mio posto del cuore, dove da quando ho 3 anni vado a sciare, dove di recente ho iniziato a fare anche downhill, quindi proprio c'è il mio posto. Finalmente volo a casa mia. Ed è proprio casa mia che me lo butta fortissimo e mi fa passare la fase di onnipotenza. Mi è bastato un assaggio di turbolenza, una mezza decisione sbagliata. Sono entrato in uno stato di paranoia totale. Capisci che la natura è una cosa più grande di te. Ad Eolo non gli pisci in bocca e ad ogni decollo cominciano le paturnie. Ma se non ho considerato qualcosa? Ma se mi sembra tutto ok, in realtà non è volabile? E se mentre sono in volo cambia qualcosa? E così passiamo dalla fase di onnipotenza alla fase di ansia totale. Oltre ad avere un sacco di paura, ad ogni volo arrivo giù e non percepisco di migliorare. Proprio mi sento bloccato in questo limbo, vedo i fenomeni che volano e io non riesco a fare uno step, non riesco a migliorare. Quindi comincio a chiedermi: ma non è che non è il mio sport? Ed è con questo pensiero intrusivo, mescolato ad orgoglio e tenacia, che ho continuato a lanciarmi dalle montagne, inanellando una serie di performance veramente orripilanti. La prima della top 3 delle cagate è stata a Borso del Grappa e forse anche quella più grave. Mi sono trovato a volare con condizioni di vento contrario molto forte, quindi praticamente io non andavo avanti. Molti di voi non lo sapranno, nel parapendio l'acceleratore. Io, anziché premere l'acceleratore per andare più veloce in avanti, ho deciso di fare le orecchie, quindi di piegare la parte esterna della vela che ti fa scendere più veloce. E uno dice: ma sei pirla? Sì, infatti. Ma questo atterraggio l'ha inventato lei, signor Mandreoli? Fabio ti ha tirato tanti di quegli insulti che tu non hai idea. Tagliamo l'albero? Dai! Poi sono tornato a Pinzolo e ho fatto qualche volo, come dire, un po' frizzantino.
E dopo una forzata pausa autunnale ho aperto l'inverno con queste due performance. Tra l'altro consecutive, la mattina una, la sera l'altro. Della prima purtroppo non ho il video perché, ma sì dai, tanto è una planatina da poco. Ragazzi, ho fatto il panico. Praticamente il nostro imbrago ha qui due cosciali che ci tengono legati. Essendo passato dalla configurazione estiva a quella autunnale in cui ho tutta la tuta un po' più grande, li ho allentati. E li ho allentati così tanto che quando ero in volo poi non riuscivo a sedermi, perché noi decolliamo che siamo in piedi, poi dopo una volta che siamo in volo rientriamo dentro l'imbrago e stiamo seduti. E io non sono riuscito a sedermi, ma ero lì che spingevo, cercavo di arrotolarmi dentro, non ce la facevo. Vi giuro, il volo più brutto della mia vita, una roba terrificante, il volo del salame, perché sono rimasto proprio appeso così, con tutta la pancia di fuori, con gli addominali tiratissimi per tenere sulle gambe, un quarto d'ora, come dice un quarto d'ora, raga, un quarto d'ora, proprio non vedevo l'ora di atterrare, ho fatto di tutto per arrivare giù il più in fretta possibile e una volta atterrato ho detto non esiste che finisce la giornata così, ora torno su e faccio un altro volo per togliermi la paura. Questa volta il video ce l'ho e mi è anche andato abbastanza virale sull'Instagram. Cazzo. Immaginatevi la situazione. Torno sulla cima, si fa sera, io sono ancora un po' destabilizzato dal volo a salsiccia che ho fatto precedentemente, ma mi lancio. Mentre sono in cielo, mi rendo conto che cazzo è buio. Inizia a essere tanto buio, talmente tanto che vedo anche le luci nella città che si accendono e nella mia testa scatta il pensiero E ora atterro alla cieca. Panico. Di nuovo, per la seconda volta di fila, passo tutto il volo, che ricordo essere 15 minuti come minimo, a pensare soltanto ti prego scendi, con un panico della Madonna addosso, ma proprio della Madonna. E quindi arrivo in atterraggio che non capisco niente, oltre che non ci vedo niente, non capisco niente. E infatti vado lunghissimo, finisco in mezzo alla strada, fermo il traffico cittadino, non mi faccio niente per fortuna, ma ho proprio fatto una performance da pirla. Ora, voi giustamente direte, ma nel video non è buio. Me ne sono accorto quando ho tolto la maschera da sci. C'era ancora luce, ma con la maschera mi sembrava buio e io non me ne ero accorto. A volte gli errori sono più stupidi di quello che sembrano. Questa giornata però, ragazzi, mi è stata veramente tanto utile, perché sono arrivato a casa, mi sono guardato allo specchio e ho detto ma ti svegli, ma ti dai una svegliata. E da lì ho ricominciato a fare dei piccoli miglioramenti, ho ricominciato a fare dei voli senza fare danni, ho ricominciato a credere nei miei mezzi, a capire quello che stavo facendo, ho ricominciato a sentirmi a mio agio col culo sotto una vela e soprattutto ho ricominciato a divertirmi come un bambino. E adesso non è cambiato niente, continua ad essere un grande cagasotto ogni volta che arrivo qua in decollo, se non c'è qualcuno a dirmi sì vai tranquillo, sto qua, guardo, dico ma questo nuvolone com'è, ma questo vento va bene. Continuo ad avere mille dubbi, mille perplessità. La differenza è che adesso ho capito che è normale così. Ho capito che non basta un corso, non basta leggere un libro, non basta vedere un video di teoria per essere capaci. Bisogna mettersi lì, sbatterci la testa, avere paura. Tutti i piloti, anche se non lo fanno vedere, hanno avuto paura. E quindi ogni volo, un piccolo step alla volta, metto su tutte le conoscenze che mi servono per diventare un pilota capace. Col tempo che ci vorrà, magari ci metterò di più, magari ci metterò di meno, intanto mi godo il viaggio, mi godo quello che so fare senza paranoie, ma soprattutto urlando sempre ciao fans. Whoa!